quanto schifo. Ragazzi, qui torno a Franca di Palla. Oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati su COC Clash of Clans e siamo qui per una sfida. Mi ha proposto una sfida X-Raid, che è uno youtuber di poco più di 1900 iscritti, se non sbaglio. Ho deciso di accettarla perché volevo fare una sfida sul mio canale. Iscrivetevi naturalmente e date un'occhiata al canale di X-Raid, perché fa video molto ben curati e soprattutto mi ha proposto la sfida. Quindi date un'occhiata al suo canale per guardare il suo attacco e la sua sfida. In cosa consiste questa sfida, questa challenge? Avrò un massimo di 5 skip e lo scopo sarà avvicinarsi il più possibile al 99% facendo una stella sola, quindi ottenere la massima percentuale possibile con una stella sola. Cosa ho deciso di fare io? Ho deciso di fare le mongolfiere, perché in questo modo, grazie alle mongolfiere, potremo colpire soltanto, si spera, le difese. Qualche sgherro per la pulizia, però dovremmo essere a posto. Come pozioni ho le solite due furie e due cure. Dunque andiamo all'attacco, abbiamo 5 skip, quindi tra l'altro sono in scalata, ragazzi, quindi potrebbe essere un problema fare un attacco merdoso. Potrei provare questo, ma ha una bella difesa aerea potente lì in mezzo, quindi direi di skippare, magari ne troviamo uno più debole, probabilmente uno che è 20.000 volte più forte. Ok, questo è inferno, ma dovremmo farcela easy, anche perché, come potete vedere, è un villaggio di merda, tipo o stragemmato come una patata, oppure non lo so. Quindi io direi di non fare la solita tecnica mongolfiere sganciate random, ma di andare di precisione. Dunque, direi 1-2, 1-2, 1-1 dovrebbero bastare. Ok, quindi qua... Ok, sta andando non una merda, di più. Sto cercando appunto di ripulire dalle difese che potrebbero dare fastidio ai nostri, come cazzo si chiamano lì, sgherri nel più avanti. Però mi sto accorgendo che alla fine è peggio. Dunque direi di sganciare 4-5. 1-2-3-4-5. La mia paura è che le mongolfiere appunto non riescano, arrivino al municipio e buttino giù anche quello, perché se buttano giù l'Archix poi fanno del danno e cadendo buttano giù anche il municipio probabilmente. Spero di no, se no sono proprio nella merda. Ok, si sono spostate da lì, quindi abbiamo un po' di tempo in più e anche un'occasione in più per buttarle giù. Sgancio le ultime 10 da questa parte. Perfetto, con una cura e una furia, scusate. Dovremmo ottenere lo stesso risultato di prima. Sto andando a tentativi, dunque non abbiatemene, ecco. Ok, cura su una mongolfiera a caso, cura più sprecata di un preservativo bucato. Ok, ora andiamo via con gli sgherri, anche perché il tempo non è che ce ne rimanga. Bomba di merda. Ok, bomba altra. Altra bomba di merda, però l'unica cosa che mi preoccupa ora è quella difesa aerea lì. Entrerò con gli eroi in maniera tale da riuscire a buttare giù probabilmente quella difesa aerea lì, che mi preoccupa assai. E quella difesa aerea, scusate, sì, sia la difesa aerea che la torre degli arcieri, perché probabilmente mi sciotta i minion. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Spero che quello sgarro lì, ok, venga buttato giù. Speravo che questi non fossero buttati giù, ma va bene lo stesso. 54%. 72%, ragazzi, non sta andando per niente male. Già il 75% è buona, anche perché non dico che ho la sicurezza, ma sicuramente siamo messi bene. Come percentuale il 79%, ci stiamo avvicinando molto. E fidatevi, non è facile. Purtroppo c'è un deposito lì su cui avrei potuto sganciare uno sgherro. Ora vediamo se la regina ci dà man forte e riesce a fare qualcosa di più. Sì, dai regina. Ora non voglio curare il re, perché so che potrebbe arrivare tranquillamente al municipio, ma non è la mia intenzione. La regina arriva al municipio, quindi direi di terminare la battaglia. Ok, terminiamo la battaglia prima che buttano giù il municipio e quindi perdo automaticamente la sfida. Siamo arrivati al 87%,
facendo soltanto una stella, percentuale abbastanza alta, contando che ne mancano praticamente 12 punti percentuali al 99%, che è proprio il limite. Spero, ragazzi, che il video vi sia piaciuto. È stato comunque un attacco un po' più che cazzo è, mai valuta Clash of Clans, mai. Spero sia stato un attacco un po' più diverso, ecco, da quelli a cui siamo abituati. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, datemi un'occhiata ai canali di X-Raid, soprattutto perché non sempre gli youtuber che hanno 80, 50, 100 mila iscritti sono migliori di quelli che ne hanno magari 1000, 2000. È importante valorizzare anche i piccoli youtuber, io sto cercando di farlo, magari piano piano, magari a tratti, ma io ci provo. La trova fai tutto e ci vediamo alla prossima. Bella.